onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori, buonasera, benvenuti al nostro settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, in studio Massimo Bonella qui a Radio Piper, che modula sui 93.800, 88.800 in FM stereo per tutto l'Alto Adriatico. Saluto alla regia Paolo Gavasso, come sempre molto attento nei nostri confronti, tramite lui riusciamo quindi ad andare in onda, altrimenti saremo qui a parlare con il muro. Quindi un ringraziamento speciale a Paolo Gavasso. Poi un altro ringraziamento che non è di meno a Rosario Moreno e a Ugo Moreno per la regia di Radio Sirius, perché grazie a questa emittente RST Sirius, radiosirius.it, e anche ricordo sirius media.it, ecco, ci ripete per il loro network a reti unificate con altri emittenti di taglio locale gratuitamente questa nostra trasmissione, che nasce qui da Radio Piper, lo ricordo ancora, qui dalla storica emittente Radio Piper, sugli 88.8 e 93.800. Detto questo, io vedo già nell'altro studio pronto Diano Appi dell'associazione il Sicomoro, ilsicomoro.com, il sito internet per maggiori approfondimenti, per vedere tutte le loro iniziative, tutti i vari programmi che hanno prossimamente. E dunque, allora la parola a te, Alviano, so che hai un ospite molto interessante, si parlerà di 11 settembre, quindi a te dunque carta bianca. Prego Alviano. Grazie Massimo, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Ieri c'è stato il 16° anniversario di quello che nell'immaginario collettivo è ormai da considerare l'attacco terroristico all'America, con la distruzione delle Torri Gemelle, con l'attacco al Pentagono, a cui poi è seguita la risposta degli Stati Uniti d'America. Io ho parlato di immaginario collettivo perché comunque ci sono scienziati, ci sono studiosi, ci sono ricercatori che in qualche modo, per gli eventi come sono avvenuti, mettono in discussione proprio questa la base, la radice di quello che è considerato un attacco terroristico da parte di Al-Qaeda. Noi siamo in linea con l'architetto di Udine, Eugenio Di Bello, che fa parte dell'Associazione Architetti ed Ingegneri per la Verità sull'11 settembre. Allora, partiamo con lui per fare un po' di luce su alcuni dati tecnici, fisici, oggettivi che in qualche modo mettono in dubbio la tesi ufficiale sull'attacco terroristico. Allora, buonasera Eugenio, grazie per essere con noi. Innanzitutto, come mai hai deciso anche tu di iscriverti a questa associazione? A te la parola. Buonasera a tutti, vi ringrazio per avermi invitato. Allora, io mi sono iscritto, io sapevo che esisteva questa associazione da un po' di tempo. L'associazione è nata nel 2006 ed ha sede a Berkeley in California.
Mi sono iscritto da circa 5 anni, perché prima avevo tentato in tutti i modi di trovare il modo di farlo, ma sono riuscito a trovarlo solamente 5 anni fa. Il motivo è che loro sono molto precisi nel far iscrivere le persone, chiedono un'autocertificazione e la fotocopia originale del certificato di laurea, e soprattutto una definizione nell'autocertificazione di che cosa hai fatto e un po' del tuo curriculum, perché negli Stati Uniti gli architetti e gli ingegneri sono divisi in categorie lievemente diverse da quello che invece succede in Italia. L'associazione è diretta da Richard Gage, che è un architetto libero professionista, ed è nata nel 2006, diciamo, sostanzialmente in risposta a il rapporto ufficiale sull'11 settembre, il cosiddetto Commission Report. Benissimo. Tu su che cosa ti sei iscritto e quindi ti sei sentito di affiancare le tesi di questi architetti, di questi ingegneri? Per esempio, parlando adesso prima di tutto delle torri gemelle, alcuni punti dal punto di vista proprio fisico, pratico, matematico, quali sono le cose che voi mettete in discussione della tesi ufficiale? Allora, una prima precisazione. Architects and Engineers for 9/11 Truth è l'unica associazione che è riuscita a far cambiare alcune affermazioni del NIST. Quindi la sua importanza prevalente è questa. Ovviamente non sono stato io a farlo, ma diciamo i miei colleghi statunitensi. Sì, il NIST specifica che è il National Institute of Standard and Technology americano, perché non penso che tutti lo sappiano. Per fare il rapporto sull'11 settembre sono state utilizzate due grandi istituzioni pubbliche, che sono il FEMA, cioè diciamo quella che è la nostra protezione civile grosso modo, e il NIST, che appunto è questo istituto che stabilisce gli standard e è un po' come le norme DIN che c'erano una volta tedesche, insomma, ecco. Allora, il discorso è abbastanza complicato, perché tutta la faccenda dell'11 settembre si divide tra una serie infinita di indizi che hanno una loro validità sostanziale, perché sono stati tutti sostanzialmente provati e documentati, che però non attengono alla parte scientifica, diciamo così, del tema. La parte scientifica del tema è piuttosto complicata e molto tecnica. Diciamo, cerchiamo di essere semplici, mi raccomando. Diciamo che le cose non possono essere andate come sono andate, benché ufficialmente si affermi, a differenza di quello che dicevano ieri sera, che una torre è crollata in 9 secondi e l'altra torre è crollata in 11 secondi. Se noi usiamo un attimo la formula della prima legge di Newton, relativa alla caduta gravitazionale di un corpo, vediamo che sostanzialmente un edificio di quelle dimensioni, facendo riferimento al tetto, alto 400 metri circa, vediamo che la velocità di caduta libera, cioè come se io mollassi una mela dal tetto avessi mollato una mela dal tetto delle torri, ci metterebbe esattamente 9 secondi, 9,2. Le torri sono crollate, una in 9,5 secondi e una in 11 secondi. Questo cosa vuol dire? Vorrei fare un esempio un po' pratico, in maniera che benissimo riesca a seguirci. Supponendo di fare in scala una torre con le stesse dimensioni in scala, diciamo di Polenta, così spero che sia abbastanza semplice, una materia che si conosce anche fisicamente, che un po' tutti conoscono. Se io tagliassi con una doppia lama una fetta a circa 3/4 di questa torre di Polenta e la asportassi immediatamente, la parte superiore, che si trova sostanzialmente nel vuoto per una frazione di secondi, cadrebbe sulla parte più grande, sui 3/4 che poggiano per terra. E le leggi della fisica
impediscono sostanzialmente che la parte più piccola abbia la forza potenziale cinetica e gravitazionale per schiacciare tutta la polenta che c'è sotto, detto in maniera molto brutale. E soprattutto questo è assolutamente impossibile per altre leggi della fisica, tra i quali la terza legge di Newton, la legge di conservazione del momento. Tutto questo è assolutamente impossibile a una velocità di 9,5 e 11 secondi, perché questo vuol dire che sotto quel mio quarto superiore di polenta non c'era niente. È come se io appunto avessi fatto cadere una mela o questo famoso quarto di polenta tagliato nell'aria senza nel niente. Nel vuoto. Ecco, spero che questo nel sia... vuoto. Allora, senti un'altra cosa, lì si sono piegate, si sono schiantate delle travi d'acciaio che reggevano il corpo, ma il calore è sufficiente, il calore provocato dagli impatti degli aerei, del kerosene che è bruciato? Allora, la tua domanda mi dà l'occasione per fare una precisazione abbastanza importante, che non viene fuori ad esempio né nel film di Mazzucco più volte citato né nella trasmissione di ieri. Allora, noi sappiamo che il punto di fusione, parliamo di fusione, cioè la trasformazione dell'acciaio in liquido, quindi come fosse lava, avviene a 1583 gradi. E esiste il cosiddetto, la cosiddetta concezione del carico di incendio, cioè la quantità di fuoco che ad esempio gli arredi in un ufficio possono provocare. Naturalmente questo è riferito a una temperatura precisa. Le temperature poi sono state verificate dal NIST stesso, e all'interno degli uffici è stato ammesso il raggiungimento di una temperatura di circa 980-1000 gradi per un periodo non superiore ai 20 minuti. Ma tutto il tempo successivo, e parliamo di quasi 2 ore per una torre, cioè per la seconda torre che è stata colpita, e per circa 1 ora per la seconda torre che è stata colpita, perché sono state colpite e crollate inversamente come tempi, e c'è stata una temperatura non superiore ai 500 gradi, 500-600 gradi al massimo. Che vuol dire che con 600 gradi o 500 gradi, diciamo che è grosso modo la temperatura della bronza di una sigaretta. Se io metto una sigaretta su una trava d'acciaio di quelle dimensioni, soprattutto, evidentemente non solo non la fondo, ma vista la dimensione della struttura, addirittura intorno al punto in cui applico il calore, più mi allontano da quel punto, più ho un raffreddamento, che questa è una cosa che non viene normalmente considerata. Ma soprattutto le travi erano delle travi che noi chiamiamo in termine tecnico composte, cioè erano delle H, ma queste H erano state saldate insieme con 3 elementi, cioè le 2 ali e l'anima. Ora noi abbiamo visto non solo delle deformazioni veramente incredibili, cioè le travi erano state piegate sostanzialmente come delle U, delle calamite, quelle che si usavano una volta, ma soprattutto sono partite le saldature delle travi composte. Quindi vuol dire che una trave ad H è stata divisa in 3 parti diverse. Tutto questo è assolutamente impensabile con una temperatura di 500-600 gradi. Inoltre si rilevano, sono state rilevate la presenza di sulforazioni e di microsfere di metallo che si possono ottenere solamente con un trattamento termico molto superiore appunto in fusione. Quindi e questo, scusami, e questo secondo te che cosa può lasciar pensare? Questo solo ed esclusivamente a una cosa, all'uso di un esplosivo da demolizione, e tra l'altro neanche quello tradizionale, ma un esplosivo da demolizione di tipo militare, di fornitura militare, che si chiama nella fattispecie nanotermite o nanothermite, che ha un range di azione praticamente istantaneo che va dai 1800 ai 2100 gradi, che è l'unica cosa che può demolire in quei termini una struttura di quel tipo. Faccio un'ulteriore precisazione: la ricerca dei resti della nanotermite, mentre è stata fatta da dei laboratori privati,
a seguito della richiesta di familiari delle vittime, non è stata neanche prevista dal rapporto della commissione, dal NIST, perché, in questo pochi lo sanno, sono rimaste da esaminare solamente circa il 2,5% del totale della struttura metallica e delle strutture in generale, erano solo metalliche e miste ovviamente, delle due torri. Perché come venivano passate al setaccio per cercare i resti umani e tutti gli oggetti che sono riusciti a reperire, tutte le parti metalliche, si trattava di un acciaio particolare che era stato, veniva dalla Svezia, sono state caricate su una chiatta, su una serie di chiatte ovviamente enormi, e sono finite in Cina, diciamo grosso modo prima della fine di settembre. Quindi questo non, ovviamente non si sa se volutamente o no, fatto sta che non c'era la struttura metallica da analizzare, è rimasto il 2,5%. Quindi le indagini, anche oggi, che è quello che sostanzialmente chiedono architetti e ingegneri, non potrebbero essere fatte. Noi sostanzialmente, come architects e engineers, chiediamo che venga rifatta una ricerca di questo tipo e venga rifatto un rapporto che prenda in considerazione molte cose. Bene, e senti, magari non molte persone si ricordano che insieme alle due torri è crollato anche l'edificio numero 7, che è un edificio che è stato colpito da alcune parti di una delle due torri che crollavano, ha provocato qualche incendio all'interno, ma è un edificio di 47 piani. Tu hai una qualche avete una qualche spiegazione per la caduta di quel edificio importante? Sì, noi consideriamo il crollo del World Trade Center 7 come la cosiddetta pistola fumante di tutta la faccenda. In una ricerca di circa 2 anni, un professore dell'Università dell'Alaska ha fatto uscire proprio 4-5 giorni fa una sua analisi della struttura del World Trade Center 7. Non c'è nessun'altra possibilità di crollo se non quello della demolizione, perché anche quello è crollato in maniera parallela, assolutamente identica a qualsiasi altro edificio grattacielo demolito che abbiamo visto, ed è crollata anche quella struttura lì alla velocità gravitazionale, che si chiama in termine tecnico free fall, cioè sotto non c'è niente, crolla nell'aria e tutto quello che c'è sotto dove è andato a finire. Qui ragioniamo di 80.000 tonnellate nelle due torri di acciaio speciale fatto in Svezia, assemblato in parti in Giappone e poi portato in chiatte dal Giappone. Quindi parliamo di una struttura che era stata fatta apposta per resistere, per avere una resistenza particolare, anche perché il World Trade Center si trova più o meno equidistante da 3 aeroporti, no? Quindi era stato calcolato la resistenza delle torri proprio per questo. Gli edifici si fanno perché non crollino, non crollano col fuoco, come non sono mai crollati col fuoco. Sono gli unici 3 edifici, o meglio diciamo 2, le due torri sono gli unici 2 edifici crollati a causa del fuoco, almeno secondo il rapporto ufficiale. Perché il rapporto ufficiale, non parlando del 7, ovviamente non possiamo dire che è crollato per il fuoco. Cioè il rapporto ufficiale non parla, gli è stato chiesto di spiegare cosa è successo l'11 settembre. Bene, il rapporto ufficiale uscito nel 2004, solo perché l'associazione dei familiari lo ha chiesto, perché probabilmente il governo americano non ne aveva intenzione. Addirittura il primo presidente della commissione è stato Henry Kissinger, e con questo penso di aver detto tutto. Certo. E tra l'altro la commissione successiva era composta da tutti i personaggi che facevano parte del governo, compresa ad esempio Condoleezza Rice, e solamente su richiesta dei familiari nel 2004, il 22 luglio, è uscito questo commission report che racconta delle nefandezze incredibili, come ad esempio la velocità riferita anche ieri sera sulla 7 degli aerei nell'impatto, che è una cosa assolutamente incredibile.
Senti, sì, a proposito della rispetto a quello che tu dicevi sul fatto che ci sono tre aeroporti intorno al World Trade Center, c'era uno dei manager della costruzione, Frank De Martini, che diceva gli edifici erano stati costruiti e pensati per resistere all'impatto di più aerei, avevano addirittura pensato all'impatto di più aerei. Ti voglio chiedere, in modo particolare, abbiamo ancora 5 minuti, l'aereo al Pentagono, ti chiedono 2 minuti per l'aereo al Pentagono e dopo ti faccio una domanda generale. L'aereo al Pentagono, poteva un aereo di linea schiantarsi alla velocità di quasi 800 km all'ora volando così radente? Allora, qui ovviamente esula dalla mia figura di architect and engineers. Qui parliamo di un'altra questione, perché noi non ci siamo occupati degli altri due aerei. Ma mettiamola in questi termini: io mi occupo di questa questione da qualche anno, porto nelle scuole, nei licei di Udine della regione, il film di Mazzucco, lo presento e spiego anche i motivi, e quindi io parlo anche del Pentagono e dell'altro aereo, quello di Shanksville. Diciamo che in linea di massima, avendo letto circa una trentina di libri che riguardano l'11 settembre, le tesi più probabili, e forse non voglio essere così manicheo, ma voglio dire, diciamo che non ci sono altre soluzioni se non un missile cruise, perché solamente un missile cruise può compiere a quelle velocità quel tipo di manovra e volare a circa 6 metri di altezza e colpire, soprattutto sfondare tutti i muri che costituivano il Pentagono. Certo, e non certo la carlinga di un aereo. Senti, che idea vi siete fatti un poco di questa cosa? Tu hai modo di dire, ti senti di dire qualche cosa su come mai se si nasconde qualche cosa dietro questo tra virgolette attentato? Si nasconde diciamo solamente un poco, nel senso che se noi volessimo impegnarsi e anche un po' faticare, troveremo tutte le motivazioni e tutte le cose assolutamente documentate, basterebbe andarsene a leggere e a cercarsene. Diciamo che sostanzialmente negli Stati Uniti non c'è un governo che comandi, ma comanda un complesso militare industriale, come già era stato il presidente Eisenhower l'aveva definito, quindi sostanzialmente degli industriali del gruppo militare che comandano, e quindi la politica grosso modo dal 1992 degli Stati Uniti non è mai cambiata, ed è quella di far lavorare e prosperare l'industria del complesso militare industriale. Quindi questo sostanzialmente è la faccenda di base. Poi c'è la questione che il piano, effettivamente c'era un piano per demolire le due torri e World Trade Center, ma che era stato scoperto nel 95 a Manila, ma non solo le persone che lo avevano progettato, che erano, sì, è vero, dei terroristi, nella fattispecie sauditi, dobbiamo ricordare questo, cioè del paese che è il maggiore alleato degli Stati Uniti insieme a Israele, ma questi erano seguiti passo passo, filmati, registrati dalla CIA dal 95 fino al 2001. Nel 2001 tutto il materiale raccolto dalla CIA, che faceva parte di un database di 2,5 terabyte dove c'erano descritti tutti i terroristi, cosa avevano fatto negli ultimi 10 anni, certo, pochi giorni prima è stato distrutto. Per cui quando fermarono pochi giorni prima dell'11 settembre per un eccesso di velocità Mohammed Atta, quello che è considerato il capo sostanzialmente, e non solo non lo arrestarono, ma lo fecero andare in giro per gli Stati Uniti in aereo avanti e indietro con il suo nome in maniera assolutamente tranquilla.
Allora, Eugenio, io ti ringrazio, siamo in scadenza del tempo, io ti ringrazio della grande precisazione con la quale sei intervenuto, speriamo di aver dato degli elementi validi alle persone che ci hanno ascoltato. Io vorrei aggiungere che il segretario al tesoro di Donald Reagan, Paul Craig Roberts, aveva affermato che è un fatto assodato che la versione ufficiale dell'11 settembre sul crollo del World Trade Center sia una falsità. Questo lo ha detto Paul Craig Roberts, segretario al tesoro di Donald Reagan. Allora, io saluto i radioascoltatori ricordando che sono morte quel giorno 2.997 persone, molte altre sono morte poi per la risposta e la guerra al terrorismo mondiale, tante ne stanno 910.000 per precisione. Ecco, ne stanno morendo ancora oggi e ne moriranno ancora se noi non avremo la forza di fare luce su questi avvenimenti. Ma prima dobbiamo fare luce su noi stessi per avere la forza di cercare la verità. Abbiamo una responsabilità di salvaguardare il territorio della nostra mente e del nostro cuore per avere coraggio e saggezza. Io vi saluto, passo la linea a Massimo Bonella. Grazie e buonasera. Grazie a tutti. Bene, riprendiamo dallo studio 1, qui da Radio Piper, che ricordo le frequenze 93.8, 88.800 MHz in stereofonia per tutto l'Alto Adriatico. Ringrazio naturalmente l'ospite di Alviano che appunto ci ha fatto un ragionamento che veramente ecco motivo di riflessione e di approfondimento. Ringrazio anche a voi gentili ascoltatori per averci seguito, la regia Paolo Gavasso qui a Fontana Fredda Radio Piper e naturalmente la regia Treviso con Rosario Moreno e Ugo Moreno con l'emittente RST Radio Sirius, radiosirius.it, che gratuitamente ci ripete questa nostra trasmissione Pianeta Oggi, eventi nel mondo, che nasce qui da Radio Piper. Quindi un doppio grazie. Noi ci sentiamo la prossima settimana, vi lascio ora alle nostre programmazioni. Da Massimo Bonella, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper.